davanti a noi c'è l'Xperia T di Sony, l'ultimo cellulare della gamma Xperia, famoso anche per essere presente nel film ultimo di James Bond. È un cellulare dual core con architettura Snapdragon, molto carino. Troviamo inoltre Android Ice Cream Sandwich, vedere in versione 4.0.4, ma l'aggiornamento a Jelly Bean è garantito nel prossimo periodo. Prezzo d'uscita 599, in Italia a partire da ottobre. Come possiamo vedere, Sony ha personalizzato un po' l'interfaccia come da tradizione. Troviamo dei widget personalizzati che basta aggiungerle tramite la pressione sul display. Come potete vedere, abbiamo per esempio i contatti più usati, lo selezioniamo. In questo momento non abbiamo abbastanza spazio nella schermata, andiamo a togliere il... Ok, andiamo a reinserirlo. Ok, come potete vedere, questo è uno dei widget personalizzati del T. Anche il dialer è personalizzato come da tradizione Sony. Per il resto abbiamo un design abbastanza classico, non riprende lo stile degli Xperia con la barra in plexiglass sottostante, ma è un corpo unico in cui troviamo una cover plastica dura, rigida, abbastanza confortevole, uno coperchietto apribile, come potete vedere, eccolo qua, dove inserire la SIM e la micro SD. Troviamo ancora il simbolo di Ericsson, contrariamente alle previsioni, il bilanciere del volume, il pulsante dedicato alla fotocamera e il tasto di blocco o sblocco del telefono.